La prossima assemblea serve per condividere idee, iniziative e sentimenti di, della città per cercare di capire che cosa si può fare per migliorare il senso di insicurezza e di pericolo che molte persone stanno vivendo in questo momento. E abbiamo deciso di unificare le nostre forze, le nostre anche specificità per poter dar vita a un coordinamento di gruppi e di anche di cittadini che non sono organizzati ma che hanno problemi di sicurezza e libertà nell'uscire la sera. I cittadini sono determinati nel trovare soluzioni. Questo è lo scopo dell'assemblea pubblica che si svolgerà domani con successiva fiaccolata nel patronato della parrocchia di Santa Maria di Lourdes per concessione di Don Marco, che con i cittadini chiede più sicurezza. Tra i punti più toccati, la sollecitazione a Comune e Ater affinché intervengano sul patrimonio abitativo pubblico, come nel caso di Altobello. Ha delle grossissime problematiche di degrado urbano. Abbiamo poi l'Ater che è latente su quella zona e Altobello cerca di portare, infatti è proponente di questa rete, di questo coordinamento di cittadini, cerca di portare un nuovo paradigma di vivere, per vivere la città e di organizzazione della città. Ci siamo resi conto che il degrado ha contagiato anche lo spirito delle persone.